gne, gne, gne. Ho piantato un albero forte nel tempo, resiste agli anni, ai malanni, alla forza del vento, alla forza del tempo. Ho piantato un albero forte nel tempo, resiste agli anni, ai malanni, alla forza del vento, alla forza del tempo. Ci vuole tempo e dedizione, amarlo con passione. Tu guarda il risultato di una semplice addizione. La terra, l'acqua, il seme, il sole. Io te lo dico, lo diceva pure Indrigo, che a far tutto basta un fiore. E con amore piantalo, tu crescilo, abbraccialo. Ma come se lui fosse un genitore, un nonno che ti ama e ti dà protezione. Lui resterà lì, di generazione in generazione. Per favore non abbatterlo, no. Ho piantato un albero forte nel tempo, resiste agli anni, ai malanni, alla forza del vento, alla forza del tempo. Ho piantato un albero forte nel tempo, resiste agli anni, ai malanni, alla forza del vento, alla forza del tempo. Sai quante volte hai spacciato una foglia da un albero? Sicuramente più di quante volte hai abbracciato un albero. Dume come un gambero, il futuro dietro l'angolo. Paga debiti in contanti, ne sono tanti. Senza sapere che come lui ce ne sono tanti. Ah, rinunciare non fa per me, non conviene neanche a te. Stendiamo mani, restiamo umani. Ho piantato un albero forte nel tempo, resiste agli anni, ai malanni, alla forza del vento, alla forza del tempo. Ho piantato un albero forte nel tempo, resiste agli anni, ai malanni, alla forza del vento, alla forza del tempo. Ma come se lui fosse un genitore, ti dà protezione, protezione, protezione. E con amore piantalo, tu crescilo, abbracciano. Ho piantato un albero forte nel tempo, resiste agli anni, ai malanni, alla forza del vento, alla forza del tempo. Ho piantato un albero forte nel tempo, resiste agli anni, ai malanni, alla forza del vento, alla forza del tempo. Che meraviglia, abbiamo ascoltato un brano inedito che apre il nostro spazio musicale. Il brano, dicevo, inedito è del maestro Marco Gesualdi in featuring con la bravissima Simona Bu, che conoscete benissimo. Noi oggi per l'appunto abbiamo avuto il piacere di ricevere questa esibizione live attraverso questa canzone Ho piantato un albero, che tra l'altro è un brano che dà il titolo al nuovo album in uscita a maggio del cantautore partenopeo. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Buongiorno Marco, ben trovato, complimentissimi. Grazie. Buongiorno Simona, complimenti anche a te. La tua voce è come sempre inconfondibile, regala puntualmente grandi emozioni. Grazie. Quelle calde, quelle che poi ti fanno stare veramente bene, che ti rilassano. Insomma, davvero complimenti, un piacere ritrovarti. Parliamo di questo brano, maestro, perché effettivamente è una canzone che ti vede in protagonista in collaborazione con Maurizio Capone, di cui abbiamo anche un po' notato la forte presenza, sì, nella tua hit, che segna anche il tuo ritorno discografico col tuo stile per l'appunto inconfondibile. Partiamo dal principio: come nasce questo progetto, questa collaborazione con Maurizio Capone e con la straordinaria Simona? Allora, praticamente questo progetto è nato come concept durante il lockdown, in questo periodo in cui siamo stati un po' chiusi, molto chiusi. Mi è venuta l'idea, più che altro ho fatto delle considerazioni, come un po' tutti, un po' su cosa valesse veramente la pena vivere. E quindi ho avuto una voglia di scrivere musica che avesse un contesto green, perché stando chiuso in casa mi sono reso conto che la cosa più importante che si possa vivere è il contatto con la natura. E quindi piantare un albero, oltre ad essere un brano, è un concetto che
parla del presente e parla anche del futuro. Del futuro, perché sì. Nel piantare un albero c'è un seme che deve essere curato, no? Ricordato giorno dopo giorno. L'albero è forse una delle presenze più importanti della natura. La natura si manifesta in tanti modi fantastici, ma l'albero mi stupisce sempre perché è un totem, ha radici che scende nel sottosuolo. Ma poi i rami che si ramificano appunto verso l'altro. Esatto, sono antenne. È vero. Per cui è un essere praticamente... potrebbe essere divino, insomma, un totem. Sì, io condivido questo pensiero. Tra l'altro anche la scelta, no, di collaborare con Simona, perché sì. Simona, per l'appunto, tu hai un timbro vocale inconfondibile e in questo caso un tuo segno forte non solo nella vocalità, ma anche nella scelta di adeguarti e comunque di voler trattare dei temi green, di grande impegno sociale, attraverso la musica, attraverso la tua voce, temi che comunque sono molto cari, non solamente oggi. Come ti sei approcciato anche all'esecuzione di un brano così profondo e che ha qualcosa tematicamente di così speciale che ha restituito una nuova pagina alla carriera artistica di Marco? Allora, non è il primo brano in cui Marco è impegnato nel green e io penso che in questo periodo storico sia fondamentale parlare di questo, soprattutto quando stanno pian piano disboscando il più grande polmone del mondo, che è l'Amazzonia. Quindi seminare nelle menti dei giovani questo concetto di piantare un albero, di abbracciarlo. Infatti Capone, che è anche lui molto impegnato su questo argomento, cioè proprio... Sì, esatto. Dice quante volte facci caso hai strappato una foglia da un albero, sicuramente più volte di quante volte hai abbracciato un albero. Quindi questo contatto con la natura e con questo elemento preponderante che fa parte di noi, poi parliamo sempre di radici, è fondamentale. Un messaggio che ho provato a mettere in musica, in questo linguaggio anche anni 90 un poco, cioè questo sapore anni 90 un po', quindi è come se avessimo fatto un po' un salto nel passato, anche nella scrittura. Anche nella scrittura, sì, esatto. Tra l'altro questa canzone, Marco, rappresenta il primo singolo di un progetto discografico dopo 4 anni da Now Naples Open Words. Hai scelto, come dicevamo prima, argomenti ricchi di sensibilità, con messaggi non solo ambientali, ma soprattutto quei messaggi che, per l'appunto, nell'ideologia metaforica Ho piantato un albero, ci permette di ricevere dei messaggi di speranza per il futuro. Sì, sì. Sicuramente, e questa cosa mi fa piacere dirti che ho voluto fortemente condividerla con vari musicisti che partecipano in questo disco. Ho chiesto loro proprio di entrare nelle composizioni, proprio per condividere la composizione. Infatti Simona è coautrice del testo, anche Maurizio parte della musica. Ho voluto scrivere insieme, nel senso che ho creato l'idea base e poi su questa ho cercato una collaborazione che andasse oltre il featuring. E questa cosa mi è piaciuta molto, soprattutto in quel periodo. Si vede negli occhi, sì, come perché, lo racconti. Sì, perché fare le cose insieme è molto stimolante e poi ti porta sempre in un luogo diverso. Perché le energie poi si uniscono, se siamo effettivamente a contatto con la natura, quelle energie, quelle buone, ti arrivano. E quindi è tutto un rimando virtuoso, no? Nel dare, nell'avere, nel ricevere. Sì, e questa cosa nel disco è accaduta per fortuna e miracolosamente parecchie volte, con Marcello Coleman, con Riccardo Veno, con Maria Pia De Vito. Insomma, ci sono parecchi ospiti che hanno arricchito con la loro sensibilità e la loro creatività. Intanto proprio nel video c'è proprio l'immagine dei giovani che abbracciano l'albero, no? Quindi sì. La tematica green, la tematica ambiente, l'unione degli artisti, come dice Marco, Simona, sicuramente produce, sta producendo un vero e proprio movimento culturale da parte vostra, che per l'appunto scegliete di affrontare argomenti green, argomenti ambientali attraverso il mondo della musica, non dimenticando le radici, puntando verso il futuro. Come si fa però a continuare su questa scia tra tradizione e commistione? Come si fa? Semplicemente facendo, insomma, provandoci, continuando a promuovere questa musica. Alla fine noi cosa possiamo fare, oltre a comporre e a realizzare delle melodie che ci fanno stare bene? Abbiamo, secondo me, il dovere proprio di
di infondere dei messaggi nelle nuove generazioni. È l'unica cosa che possiamo fare per il nostro futuro. Esatto, unirvi ecco, anche proprio non solo metamorficamente, ma proprio fisicamente, lavorando insieme. Tra l'altro Ho piantato un albero e anche un video che possiamo ammirare sul canale personale YouTube tuo, vero sì. Marco? Questo è un binomio comunque importante, il vostro, ci permette comunque di ricevere dei messaggi, di poterli metabolizzare e di poterli poi restituire anche agli altri attraverso la musica. La musica, lo chiedo ad entrambi, può essere l'elemento che fa da trade union la fautrice di un nuovo cambiamento culturale? Ma sicuramente, perché la musica è prima cosa vibrazione e quindi è una vibrazione positiva e quindi sicuramente genera un cambiamento, genera un movimento e genera una situazione positiva, quindi la musica è una cosa che va coltivata, va fatta, va ascoltata, va fruita, va metabolizzata, va vissuta. Va ascoltata, non sentita, proprio ascoltata nel proprio profondo. La musica, diciamo, la musica prima, può fare. Che te rappresenta per te poi, Simona? La musica, specialmente nel momento in cui la esprimi, no? Perché questo privilegio ha un grande potere di trasmissione, di emozioni, di catarsi, ad esempio. Penso sia capitato a tutti, quando si è felici di mettere una canzone che ci rende ancora più felici e quando si è tristi ascoltare una canzone perché, come diceva Troisi, voglio stare triste. Come ci piace, esatto. quella musica un po' melanconica, sì, un po' per stare ancora più. Per viverci anche quel momento, per l'appunto, sì. Simona. Grandi collaborazioni per quanto riguarda anche questo progetto musicale. Puoi regalarci qualche anticipazione, ma soprattutto i brani avranno un fil rouge? Quali sono i temi che poi ritroveremo all'interno di questo album? Guarda, ci sono diversi temi e diversi stati d'animo. È un racconto che invito a scoprire ascoltandolo, ma soprattutto voglio invitarvi alla presentazione del disco che si terrà il 6 maggio alle 16.30 nell'Orto Botanico all'interno della manifestazione Planta. Ci è sembrato un bel non casuale, contenitore, insomma. Non casuale, quindi saremo tra alberi all'interno della natura dove suoneremo parecchie di queste canzoni, ci saranno diversi ospiti e racconteremo un po' il fil rouge, la storia, il concept di questo disco. Eh sì, perché poi ci sarà una storia che verrà raccontata, avremo la possibilità di ascoltarvi live, c'è tanta gioia, sì. Anche emozione da parte tua, Simona. Sì, immersi nella natura, immersi. Con tanti ospiti e amici che hanno partecipato a questo magnifico progetto, quindi... 6 maggio. 6 maggio alle 16.30. Alle 16.30 Orto Botanico. Complimentissimi Simona Bu e maestro Marco Gesualdi, ci hanno permesso di ascoltare un brano che appunto dà il titolo a loro, a questo nuovo album Ho piantato un albero e per l'appunto il singolo porta questo nome, questo titolo. Grazie davvero, complimentissimi e tanta buona grazie musica a te, e a presto. Grazie, noi ci troviamo fra pochissimo, grazie, piccolo break.